buongiorno, un altro gradito ospite, vicepresidente della federazione, Marcello Scifoni. Buongiorno prima di tutto. Buongiorno. Allora direi insomma, abbiamo, tra ieri e oggi già abbiamo fatto un paio di considerazioni su questo Memorial d'Aloia che direi sta dando dei buoni risultati. Sì. Sì, sicuramente è stato fatto un ottimo lavoro. E c'è ancora tanto lavoro da fare, devo dire, nella nostra federazione. Noi ci siamo insediati da poco tempo e c'è grande volontà di fare, di migliorare il nostro movimento, soprattutto il movimento di base, perché oggi effettivamente è una bellissima vetrina questa del Memorial d'Aloia. Abbiamo delle situazioni in Italia che sono fantastiche, abbiamo delle potenzialità enormi. Queste potenzialità vanno concretizzate e questo deve essere il nostro compito principale, perché queste possibilità di sviluppo ci sono. Lo sport, il canottaggio è uno sport conosciuto a livello internazionale, ma dentro il nostro territorio ancora non ha assunto quel ruolo determinante che invece gli spetta. E quindi sono convinto che questo è un lavoro che si può fare, lavorare molto sullo sport, sull'attività di base, sviluppare dei centri nostri federali un po' in tutta Italia e rendere il canottaggio più visibile per dare veramente questa comunicazione, questa immagine. Anche che uno sport pulito, sì, uno sport pulito importante. E tra le altre cose noi siamo associati anche ad associazioni benefiche tipo UNICEF, per cui voglio dire adesso siamo stati contattati per esempio da delle associazioni che si muovono per esempio per la difesa e la salvaguardia della donna contro le violenze sulle donne, e anche questo è un'iniziativa importante. Noi siamo presenti, vogliamo essere presenti, perché diamo un segnale veramente di pulizia, uno sport pulito, uno sport vero al quale si stanno avvicinando in moltissimi. Quindi ecco, dobbiamo dar seguito a questo interesse e questo lo possiamo fare solo garantendo la nostra presenza. E poi complimenti anche perché su temi, ripeto, molto delicati come quello della violenza sulle donne, che poi può sfociare purtroppo nel femminicidio, quindi sono complimenti, certo, per questa scelta, tra grazie, l'altro. E vediamo però insomma, se vuole al lato dolente, sì, è indubbio che ci sia una crisi enorme, a volte può sembrare fuori luogo anche insomma, parlare quando la situazione è drammatica, parlare di crisi nello sport, però di questo stiamo parlando, sì, di soldi non ce ne sono, ce ne sono pochi. La crisi colpisce anche la federazione del canottaggio, ovviamente. Bisogna, quando non ci sono i soldi, bisogna usare la fantasia, probabilmente, o no? Sì, sì, no, ma infatti questo è un po' la... O spendere bene quei pochi che ci sono. Bene, no. Allora, io credo che tutto questo debba passare proprio da una trasformazione, da un cambiamento di immagine della nostra federazione, perché, voglio dire, noi dobbiamo dare un segnale diverso, perché il nostro sport fino ad oggi purtroppo è stato sempre uno sport abbastanza povero. Lo abbiamo fatto in tempi eroici, facendo gare nelle condizioni più avverse possibili, con strutture inesistenti. Oggi questo non è più possibile. Noi ci dobbiamo confrontare con un mondo esterno che invece è sempre più tecnologico, sempre più all'avanguardia. Allora dobbiamo dare questo segnale, perché dando un segnale diverso forse riusciamo ad attrarre anche delle risorse economiche verso di noi, e quindi solo attraverso questo possiamo riuscire veramente a migliorare la nostra situazione anche economica, perché voglio dire, se diamo questa visione verso l'esterno, allora sicuramente possiamo essere uno sport che può suscitare interesse anche dal punto di vista dei finanziamenti. Quindi ecco, cercheremo questo. Ovviamente dobbiamo cercare di autosostenere, migliorare anche le immagini, il marketing, il marchio, se vogliamo. Io credo che attraverso, certo, questo sia il nostro futuro. La ringrazio. Di riuscire a superare i momenti economici difficili. La ringrazio, buona giornata, grazie, allora, grazie, buon sole visto che oggi grazie c'è. Grazie. Grazie al vicepresidente quindi della federazione Marcello Scifoni, anche lui new entry del mondo del canottaggio, nuovo dirigente. Allora, Lituania, e su questo nel singolo poco ci meraviglia, nel senso che insomma vedere Roland Maschinskas, del quale abbiamo parlato tantissimo ieri, andare a vincere questa gara, direi che è nelle cose. Lui che è anche campione olimpico, campione del mondo, è stato campione europeo, quindi questo atleta certamente strepitoso. Poi bene però Francesco Cardaglioli, c'è da fare un discorso su di lui, attualmente al secondo posto con Maschinskas, che non ci meraviglia, come non mi meraviglia che sia tornato Raffaello Leonardo, anche perché adesso diciamo la verità, eri abbastanza vicino, la gente non lo sa. Sì, ma... sì, però ho fatto una corsa. Sono andato di corsa perché per cercare di essere subito pronto
a tornare. E grazie per il warm up, per il riscaldamento, perché insomma lo avevamo visto in diversi sport, nell'atletica soprattutto la resta da una delle delle prime a mostrare il riscaldamento dell'atletica leggera, sia per quanto riguarda magari i concorsi, sia per quanto riguarda le corse. Il canottaggio non era mai stato fatto, credo, ma non lo dico come idea, insomma, ed è stato comunque interessante poi raccontato tecnicamente da un atleta. Sì, comunque quelle sono le procedure di ingresso in acqua, è stato bello vedere come l'allenatore appunto segue l'equipaggio fino all'ultimo istante, perché anche è piacevole per l'atleta sentirsi comunque in un momento di grande tensione come quello che precede una gara, sentirsi comunque sempre accompagnati fino all'ultimo istante. Tanto non ci meraviglia appunto che vinca lui, ovvero come ieri Roland Maschinskas, Lituania, atleta questo interessante fisicamente ma anche tecnicamente, poi bene direi, per quanto ci riguarda, però insomma in acqua 4 la nostra imbarcazione con Francesco Cardaglioli benissimo per il secondo posto, e poi la Grecia bene, perché la Grecia con Dionysus Angelopoulos va a prendersi la medaglia di bronzo. Ci stiamo difendendo alla grande sin qua, perché due ori, un argento, un bronzo, adesso un altro argento. Parliamo a livello di medaglie, sono del Memorial d'Aloia, sta andando molto bene questo Memorial di Maschinskas, abbiamo detto tanto anche ieri, no Raffaello? Sì, veramente atleta, questo è un bel atleta, un bel canottiere. Sì, un atleta completo, un atleta che comunque si cimenta in questa specialità da molti anni, finalista più volte nei campionati del mondo, vincitore della piccola finale alle Olimpiadi di Londra, quindi comunque un atleta di un certo livello. Qui a lui piace venire qui a Piediluco e aprire la stagione con questa gara. E tra poco vedremo anche il singolo femminile, dove purtroppo non abbiamo atlete italiane. Qui Marco, vedi, il singolo è una barca particolare, secondo me il singolo dà la possibilità agli atleti di esprimere tutto il proprio stile, quindi anche per canottieri che non hanno una tecnica impeccabile, però in singolo riescono ad esprimere tutto il proprio stile, perché comunque non ti devi fondere con un altro atleta, quindi puoi remare anche magari più accasciato nell'ombio, piuttosto avere minor finale o magari preferire maggiore attacco. In questo caso vediamo questo atleta che si schiena tantissimo, magari la tecnica che noi preferiamo, vediamo, che si schiena vuol dire che va indietro, molto indietro con la schiena, preferiamo magari andare meno indietro con la schiena. Lui invece vedi come sfrutta moltissimo questo pendolo del busto, però sono degli stili, in singolo si possono esprimere ancora di più che nelle altre barche.